Parliamo della gara con Claudio Poesio. Allora Claudio, una partita non bellissima dal punto di vista delle emozioni, poche occasioni da gol per 89 minuti, un pareggio giusto, poi qualcosa nel finale avete ceduto. Sì, no, invece direi che secondo sì, come occasioni non tantissime durante la partita, però sopra abbiamo fatto molto bene secondo me i primi 25 minuti con un bel possesso palla e come abbiamo preparato in settimana. E, poi io direi che abbiamo gestito molto bene la partita e secondo me portiamo un buon punto da un campo difficile. Vediamo adesso la prossima con Lecco. L'episodio clou insomma della gara, quel gol annullato al 90esimo, il tuo giudizio? Ma i miei compagni hanno detto che era assolutamente fuori gioco, perciò io credo a quello che dicono i miei compagni. Il guardalinee, io la prima cosa che ho guardato il guardalinee, ha alzato subito la bandierina, perciò ha visto così ed è giusto così. Ripeto, secondo me abbiamo fatto una buona partita su un campo molto difficile, ci prendiamo questo punto e adesso da domani si pensa a Lecco, che è una partita importante perché in casa bisogna assolutamente far punti, vincere. Diamo un'occhiata alla classifica, insomma sembra che le favorite zoppicano, nessuno si stacca, Rezzato ha già perso, ha perso il Crema, ha vinto la Pro Patria, insomma come la vedi questa classifica? È un campionato equilibrato assolutamente, non c'è la squadra favorita, l'ammazza campionato, è un campionato da giocare, il girone B come si presumeva da inizio anno è un girone difficile e dobbiamo giocare tutte le partite al massimo e cercare di vincere più partite possibili anche su questi campi. Niente.